Ma guarda, alle prime partite la condizione non era ancora quella ottimale. Già il fatto che comunque sabato sono riuscito a fare 90 minuti, che è una cosa che il mio fisico, comunque le mie caratteristiche mi permettono di fare, con comunque dei dati anche importanti a livelli aerobici, mi dà la sensazione, mi dà fiducia che comunque sto entrando in condizione. Purtroppo sono dei percorsi, ci sono delle partite magari che sono tutte differenti dalle altre, che magari in alcune c'è la possibilità di essere meno visibile, ecco. Però la cosa che mi preme a me era quella di entrare in condizione il prima possibile, e secondo me anche a livello fisico mi sono sentito quasi al 100%, e lo dimostra il fatto che comunque sono riuscito a fare una partita di 90 minuti, tenendo comunque intensità molto alte, perché era una partita comunque che richiedeva anche a livello di tensione, di pressioni, comunque una parità vera. Quindi sotto questo punto di vista sono contento, perché penso, e poi mi conosco, di essere quasi riuscito a raggiungere il 100% della mia condizione fisica. Guarda, il gol per un attaccante penso che sia la vita, è tutto. È una cosa che secondo me più si pensa al gol, più con ossessione la vai a ricercare e meno arriva. Per la mia esperienza so che è così. È una cosa che purtroppo viene viene con gli eventi, viene con le cose di squadra. In questo momento è vero, il reparto avanzato ha segnato poco. Però comunque siamo tutti contenti che, anche se non siamo riusciti a segnare, sabato è arrivata una vittoria che per noi era questione di vita o di morte. È logico che il gol per noi attaccanti è ossigeno, è aria, è respiro, però purtroppo in questo momento non sta arrivando, perché i numeri dicono questo, la verità è questa, però abbiamo sempre la fiducia, ci alleniamo bene. E sono convinto che col passare delle partite, con la speranza già da sabato, possa arrivare un gol per quanto riguarda noi attaccanti. Ogni partita cioè, non puoi mai dar per scontato niente, perché ci sono visti risultati che anche nel nostro stesso girone di big, che magari potevano andare a perdere in campi magari meno blasonati. È un campionato talmente difficile che purtroppo, se si guarda il calendario, non si sa mai, cioè non si ha mai la certezza che le big possano vincere. Perché, ripeto, le squadre che noi abbiamo affrontato, penso che comunque sotto il punto di vista del gioco non siamo stati inferiori mai a nessuno. Però purtroppo le partite, ognuna c'ha la storia a sé, ognuna è dettata da tanti episodi. Quindi sono partite che purtroppo solamente gettando il cuore oltre l'ostacolo si riescono a vincere. Cioè, non ti direi che una mi ha fatto meno impressione dell'altra. Purtroppo è un campionato talmente equilibrato che tutte le partite sono difficili, a prescindere dall'avversario e dal campo in cui si andrà a giocare.